Una voragine nei pressi dell'ingresso di Pieve Santo Stefano lungo la E45 è l'ultima segnalazione in ordine di tempo di chi percorre questa arteria e la trova sempre in precarie condizioni. Questa è la situazione a 400 metri dopo l'ingresso di Pieve Santo Stefano Nord in direzione Cesena. Così segnalava un cittadino sul gruppo Facebook Vergogna E45 48 ore fa, affermando che un camion aveva spaccato delle gomme e due auto avevano invece spaccato gomme e cerchioni. Il tratto interessato dalla voragine segnalata sul gruppo Facebook è stato interdetto al traffico, ma chi percorre la E45 diverse volte segnala frequentemente buche profonde, manto dissestato e svincoli chiusi nel tratto toscano. È un disastro, ma non è adesso, è sempre stato. È un'eterna incompiuta, probabilmente è un problema di territorio, è un problema di fondo stradale, di basi che mancano, però da che ricordi sono 40 anni, sempre stato un disastro. Guarda, l'E45 è una vita che è così e secondo me sta peggiorando, perché veramente i lavori sono molto 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 lenti e per noi, guarda, io la faccio spesso e anche per il mezzo si distrugge su queste strade, veramente. Poi devi stare molto attento, perché se prendi un avvallamento, cioè ti tira fuori, cioè rischi incidenti, capito? È molto pericolosa, veramente molto pericolosa.